Quell'epoca lì non esiste più. Adesso con le macchine digitali vedono subito cosa gli viene, cosa hanno fotografato, se la fotografia è riuscita. E allora no, allora era su pellicola. E finché non la sviluppavi e non avevi in mano il negativo sviluppato, non sapevi la riuscita. E quindi stavi con l'ansia, specialmente quando facevi dei lavori importanti. Sono Leonarda Mescia, ho 78 anni, a gennaio sono già 79. Direi che ho fatto sempre la fotografa perché sono andata a lavorare da Martoglio come apprendista già nel 56 e lì ho imparato, diciamo, lo sviluppo della fotografia, delle pellicole, a stampare su carta, a ritoccare. E lì mi ha aiutato molto chi mi ha insegnato il ritocco, è stata la sorella di Martoglio, la Mira. Poi dopo 4 anni sono andata un annetto a Torino in un negozio di ottica e fotografia e io mi occupavo dello sviluppo delle fotografie solo. Poi sono venuta da Lovazzano e sono stata sempre da Lovazzano. Io mi sono sempre occupata di laboratorio. Ho fotografato gli eventi chivassesi, quasi tutti, dai politici che venivano, quelli più importanti ovviamente. La caduta del Po, la regata sul Po nel 74, si usava ancora fare la regata sul Po, c'è stata una regata sul Po, l'inaugurazione della chiesa della Madonna del Rosario, il Papa, Pertini a Torino, e ho fatto un po' di tutto, diciamo. Pensa che solo nel carnevale come minimo facevo 3.000 scatti. Ah, io non ho mai venduto meno di 6.000 copie, ho sempre lavorato tanto. Il mio ritratto è una cosa che mi ha sempre appassionata, perché io trovo nel ritratto, trovo che se il ritratto è ben riuscito, rispecchia la persona e allora è una cosa che mi è sempre piaciuta, ecco. Io non possiedo una macchina digitale perché mi sono rifiutata così, tanto non lavoravo più e questa cosa che non, secondo me, dietro alla macchina digitale non c'è il fotografo. Magari mi sbaglio. Cioè, fa tutto da sola, invece no, il diaframma, la luce, era tutto i tempi di otturazione. Quell'epoca lì non esiste più. Adesso con le macchine digitali vedono subito cosa gli viene, cosa hanno fotografato, se la fotografia è riuscita. E allora no, allora era su pellicola. E finché non la sviluppavi e non avevi in mano il negativo sviluppato, non sapevi la riuscita. Per me il carnevale è una cosa bella, perché nel carnevale si vivono tanti momenti, dalla goliardia, dalle visite nei ricoveri, dei ragazzi non tanto fortunati, nelle scuole, questi bambini. Infatti io sul libro ho scritto qual era il mio pensiero sul carnevale e io la trovo una cosa molto. Lo trovo importante per i ragazzi che fanno il carnevale, ecco. Sì, perché l'ho fotografata da bambina, che prima al Politeama, nel balletto classico, l'ho fotografata nelle classi, l'ho fotografata sempre. È stata sempre una ragazza che sapeva quello che voleva, in poche parole. Beh, la persona che più mi ha emozionata a fotografare è stato per. Non riuscivo a tenere la macchina fotografica in mano. Sono riuscita ad entrare sia in regione che a Piazza Castello, non mi ha fermato nessuno, io avevo le mie macchine fotografiche al collo. Si vede che hanno pensato che avevo un pass, ma io non avevo niente. È stato molto bello. Per me Pertini è il presidente dei presidenti. Vedere questo uomo che non voleva la gente vicina, la spostava. Lui era uno che non si voleva vedere soffocato da guardie del corpo, evidentemente. È stato molto emozionante.